avanti perché prima cosa. Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Sono estremamente lieta, onorata di presentare l'ultimo relatore di questo ciclo di conferenze. Chiudiamo veramente in bellezza con un tema che penso ci appassionerà tutti, presentato dalla voce di una delle studiose che hanno approfondito questo tema affascinante, ossia Daniela Ferrari, curatrice presso il Museo d'Arte Moderna di Trento e Rovereto, il MART, e in particolare responsabile di una delle più vaste raccolte d'arte italiana moderna e contemporanea, la WAF Stiftung. Il tema è appunto la relazione tra Funi e Margherita Sarfatti, questa figura che Daniela Ferrari ha avuto modo di approfondire non solo nella monografica che ha preceduto quella ferrarese tenuta al Marte, legata a un particolare aspetto, il volto, un altro tema da lei approfondito, ma in particolare dalla importantissima mostra che si è tenuta in collaborazione con il Museo del Novecento nel 2018. E che ha chiuso un importante lavoro di scavo negli archivi, ha permesso veramente di iniziare a guardare su questa affascinante stagione che vede protagonista una delle figure più illuminanti del periodo del ventennio, una figura femminile che è stata in grado di fatto di plasmare, di coniare un'ideologia, un immaginario per degli anni che nel bene o nel male sono stati caratterizzanti per il nostro paese, un immaginario che è andato poi ben oltre quello della stagione storica che lei ha rappresentato, ma soprattutto, come ci racconterà oggi Daniela Ferrari, ha aperto una stagione di mostre itineranti che sono quelle che tuttora siamo abituati a conoscere. Il sistema dell'arte contempla come una delle manifestazioni più importanti, delle modalità più significative di fruizione attualmente dell'arte, in particolare del contemporaneo. Quindi veramente siamo ancora una volta oltre un'immagine stereotipata di Funi e del contesto in cui ha operato, oltre un contesto limitato italiano, quindi oltre confine perché ci porterà in giro per l'Europa, ma anche oltre un'immagine codificata del ruolo del critico e dei ruoli appunto tradizionali nell'ambito del sistema dell'arte. A parlarcene, come vi dicevo, è Daniela Ferrari, che oltre appunto a queste importanti esposizioni che hanno messo a fuoco aspetti strettamente inerenti, ha curato mostre storiche dai pittori della luce, dal divisionismo al futurismo, con autorevoli collaborazioni esposizioni che si sono tenute non solo al MART ma anche al MAFRE, in collaborazione con il MAFRE di Madrid, Un'eterna bellezza, dove ha tenuto anche un'esposizione di Morandi nel 21-22 legata appunto alla valorizzazione di quest'artista italiano. Ci tengo a ricordare anche la bellissima mostra dedicata a
Casolati recentemente presso la Fondazione Magnani Rocca e attualmente ancora aperta al MART, Durer, Mater e Melancolia. È anche autrice del catalogo ragionato della collezione Waff Stiftung e della collezione del primo Novecento, e poi ha curato nella sua vastissima letteratura, cito ancora il libro con Andrea Pinotti, La cornice, storie, teorie e testi, una preziosissima raccolta di testi su questo tema cruciale per la storia dell'arte moderna. Le lascio la parola e la vado ad ascoltare molto volentieri, ringraziandola ancora per essere qui. Ho dimenticato di dire che la dobbiamo ringraziare anche per dei cruciali prestiti. Il MART è anche il prestatore più generoso della mostra che avrete visto o che andrete a vedere. Grazie. Grazie, vi ringrazio veramente molto per questo invito a chiudere un ciclo di incontri che accompagna la mostra Achille Funio, maestro del Novecento tra storia e mito, e a poterlo chiudere attraverso la mia esperienza di curatrice di mostre al MART, molte appunto delle quali sono state proprio dedicate a questi temi. È stato un grande piacere per me poter dare ulteriore voce ai miei studi anche attraverso un contributo nel catalogo di questa mostra, che devo dire sono veramente felice sia stata realizzata qui a Ferrara. Mi è capitato, mentre studiavo Funi, di ragionare spesso alla mostra storica che Ferrara aveva dedicato al suo maestro. E devo dire che è stata una sincera gioia per me aver saputo che dopo la mostra dedicata appunto al tema del volto e del mito che siamo riusciti a organizzare al MART proprio in concomitanza col cinquantenario della morte, e poi Ferrara come dire aveva già deciso in animo di realizzare una mostra importante, completa e anche ricca di opere che davvero desideravo poter vedere dal vero, e quindi in realtà il mio grazie è a Ferrara, che è riuscita veramente a in un certo senso regalarmi la possibilità di rivedere una mostra dedicata ad Achille Funi nella sua città natale. E come vi è stato anticipato, io ho avuto l'opportunità di curare due mostre che per me sono state particolarmente intense e alle quali sono stata veramente molto legata negli anni scorsi, la prima appunto nel 2018, che era proprio incentrata sulla figura di Margherita Sarfatti e sul suo ruolo di curatrice ante litteram, una mecenate, una collezionista, una critica carismatica che ha promosso le stanze del classico, di un classico moderno, e l'ha promosso all'interno di un sistema dell'arte molto complesso, sostanzialmente in un periodo che copre la prima metà del ventennio. E la seconda mostra invece era proprio quella dedicata squisitamente ad Achille Funi, che ho curato con la straordinaria guida che tuttora mi guida come storica dell'arte e punto di riferimento, che è Nicoletta Colombo, con la collaborazione di Serena Redelli, e che appunto è stata resa possibile anche attraverso una serie di prestiti importanti che sono arrivati da Ferrara, e quindi per rispondere in un certo senso al grazie di Chiara Orasi per questa mostra, per i prestiti che sono arrivati dal MART, è stato un grande piacere rivedere le opere alle quali in un certo senso sono abituata, no? Fanno un po' parte del mio panorama, e
viste in un altro contesto, in un contesto diverso, in accordo con altri dipinti. Ed è un po' quello che succede quando ci capita di vedere un'opera che noi conosciamo, che amiamo, che magari abbiamo studiato, e nel momento in cui la vediamo riproposta in un altro contesto, e dialogare con altri dipinti e creare altre connessioni. È come se le rivedessimo per la prima volta. Io devo dire che oggi non ho potuto fare a meno di ritornare nelle sale espositive e di rivedere appunto anche i capolavori che fanno davvero parte del mio vissuto quotidiano, nel mio, che solitamente vedo esposto nella collezione permanente del museo, e vederli messi in relazione con altri dipinti davvero sono un'altra cosa, e ritengo che sia veramente fondamentale continuare a collaborare tra musei, perché è l'unico modo per far sì che anche i progetti espositivi che si continuano a susseguire, no? Continuiamo a vedere nuove mostre, nuove modalità di lettura, nuove interpretazioni, però insomma la collaborazione tra musei rispetto ai prestiti è davvero l'unico modo per far sì che questi progetti abbiano veramente un senso e raccontino ogni volta qualcosa di nuovo. E torniamo diciamo al contesto della mia comunicazione e caliamoci in un certo senso circa 100 anni fa, e in un contesto che vede un'Italia, una storia dell'arte italiana in una sorta di fase di ricostruzione. Dobbiamo pensare che il Novecento italiano, che è poi il momento cruciale che vede in un certo senso la pittura di Funi maturare fino ad arrivare ad un punto di grandissima solidità e completezza dal punto di vista stilistico. E il Novecento italiano è un movimento che nasce intorno agli anni 20, cioè i primi segnali sono proprio intorno agli anni 20, e si conforma proprio come gruppo verso la fine del 1922. E Achille Funi è un artista che sostiene fortemente il credo estetico di Margherita Sarfatti. La sostiene sia come pittore e attraverso le sue opere, che sono in linea con questo concetto di moderna classicità, che poi scopriremo in modo più approfondito che cosa significa, ma anche come organizzatore di mostre, di opportunità appunto espositive. E La cosa interessante è che in un certo senso Funi è uno dei protagonisti di questa fase creativa nota come Novecento, che è contraddistinta da questo ritorno alla figurazione e al dialogo con l'arte antica. E un'arte antica che scorre veramente nelle vene di Funi fin dalla sua giovinezza, fin dalla sua formazione, che si combina naturalmente a Ferrara. Funi può essere considerato il pittore più classico fra gli artisti di Novecento italiano, fra gli artisti sostenuti da Margherita Sarfatti. E Margherita Sarfatti è una studiosa, una donna coltissima, che riscopre l'ideale classico e lo teorizza, ne fa un'estetica in un clima generale che è di ritorno all'ordine e che soffia sostanzialmente in tutta Europa, che poi è il clima che possiamo definire proprio il clima post-bellico, quello che in un certo senso ricompone le forme frammentate, le forme frante, che erano tipiche, erano la cifra stilistica della fase delle avanguardie. La moderna classicità per Funi passa naturalmente per il suo amore per Leonardo, per Foppa, per Bronzino, per Mantegna,
e per tutti i maestri del Rinascimento, e passa anche attraverso questa sua conoscenza smisurata per la letteratura e la filosofia classica. E lui leggeva correntemente Platone, Tacito, Omero, Virgilio, pare che conoscesse dei brani della Bibbia a memoria, e Dante, l'Ariosto, Tasso. Tutto questo si sente fortemente in tutta la sua pittura. Si sente che Funi è un artista che ha sempre uno sguardo rivolto al passato, non al suo passato precedente prossimo, ma a un passato che è eterno, che non ha una precisa connotazione storica, che è poi una delle connotazioni più immediate che noi riusciamo a cogliere di fronte a un capolavoro. È qualcosa che va al di sopra della sua contingenza storica, è qualcosa di cui noi percepiamo subito il senso dell'eterno, quel qualcosa che permarrà sempre. E Funi diceva: la mitologia è più vera della storia. E questo è molto interessante, perché prima si parlava appunto di connotazione storica. Uno degli aspetti che ho subito colto quando mi sono così approcciata, quando mi sono avvicinata alla pittura di Funi, è questa sensazione di atemporalità, questa sensazione di tempo sospeso, questa possibilità di calarsi in un passato che è lontanissimo, ma che è anche perfettamente presente in noi, perché è un passato che noi possiamo ritrovare nella cultura, in qualcosa che alla quale possiamo accedere in modo assolutamente naturale, trovando le nostre radici, trovando i punti fermi legati alla nostra tradizione, sia letteraria che pittorica. Ed è proprio questo quello che riesce a fare Funi e a trasmettere nella sua pittura. E lo fa anche quando ritorna agli antichi maestri, ispirandosi alla mitologia, facendo dei riferimenti storici, facendo esistere idealità oppure concretezza, e riuscendo a calare queste sue figure anche in una dimensione domestica, che però ha sempre qualcosa di magico e qualcosa di misterioso. Lo vediamo ad esempio nei suoi dipinti, dove ritrae questa donna che continua a ricorrere, no? Che ormai è diventata parte, diciamo, del suo repertorio, come se fosse una modella costante che torna nei suoi ritratti e che appunto ha le connotazioni del volto della sorella Margherita. E come possiamo notare, tutte queste figure femminili calate in questo contesto, in questo clima quasi sospeso, in questi dipinti che ci ricordano naturalmente il 400, che ci ricordano la grande tradizione classica, hanno dei riferimenti molto precisi, in questo caso a Tiziano, e che naturalmente ritrae a sua volta la figlia in un dipinto appunto come la ragazza con un cesto di frutti, la vigna naturalmente, oppure nella stessa postura nella Salomè. Ecco, quello che accade guardando alla pittura di Funi, l'ho rivissuto ancora una volta oggi, è trovare un senso di vicinanza, come se ci sentissimo a casa. Questo sentirsi a casa dipende proprio dal fatto che noi ritroviamo qualcosa nella pittura di Funi che appartiene alla nostra memoria,
alla nostra memoria di immagini, qualcosa che ci è estremamente vicino. E faccio un esempio molto, molto, molto semplice. In questo ritratto della sorella del 21, sentiamo che si tratta di un volto leonardesco. Poi, pensando bene alla postura della Gioconda, ci accorgiamo che c'è una citazione precisa e puntuale nella modalità con cui intreccia le mani e le braccia della donna, ma non è mai imitazione pedissequa, mai. È come se ci dicesse: guardate la realtà e trovate nella realtà le immagini che ci hanno trasmesso gli antichi maestri. E attraverso la pittura di Funi è come se davvero noi riuscissimo a riguardare anche i dipinti del passato e riguardare anche, perlomeno a me è capitato così, riguardare anche dei volti contemporanei, delle posture dei volti contemporanei, dei modi con cui magari si atteggiano le mani. Funi è un grandissimo disegnatore, sa disegnare le mani in un modo straordinario. Guardava la pittura antica, guardava la statuaria antica e riusciva a immettere nelle articolazioni, nelle falangi, nei dettagli delle mani, dei piedi, e sempre attraverso lo sguardo alla tradizione scultorea, pittorica antica, quei piccoli particolari che ci fanno comprendere come un corpo quotidiano, possa diventare canone, possa diventare qualcosa che va al di là dell'essere umano, perché viene trasformato attraverso lo sguardo, attraverso la sua capacità con pochi segni di farci intuire la profondità di un corpo, la profondità di uno spazio, la perfezione di un corpo, le articolazioni, i muscoli. E noi, attraverso le opere che sono esposte in questa mostra, soprattutto attraverso i disegni preparatori per i grandi affreschi, ci rendiamo conto di come Funi fosse uno straordinario disegnatore, un uomo che probabilmente era in grado di restituire un corpo disegnandolo davvero ad occhi chiusi, perché quel corpo sapeva esattamente come era strutturato e come dire darci il senso della forza, il senso della struttura. Aveva il canone perfettamente introiettato dentro di sé. Ecco ancora appunto il volto della sorella Margherita, che diventa questo volto che ricorre in numerosissimi dipinti e che naturalmente anche in questo caso era un volto talmente noto, talmente amato, che probabilmente Funi era in grado di restituirlo sulla carta e sulla pittura senza nemmeno avere di fronte a sé il volto della sorella. Secondo Margherita Sarfatti, la pittura di Funi seppe idealizzare perché fu classica, cioè atipica, trasfiguratrice, ascendendo dal moderno per via della sintesi e dell'eliminazione essenziale per giungere all'eterno. Ecco, in queste parole, che sembrano molto semplici, Sarfatti fa uso di concetti in cui crede fermamente, e è qui che sta il concetto di moderna classicità. Cruciale, quindi, è l'idea di sintesi, e questa sintesi è raggiunta sfrondando tutto ciò che era superfluo. Ciò che è superfluo diventa non rilevante, quindi non il dettaglio, non l'accidente. E togliendo tutto ciò che eccede, si riesce a raggiungere l'essenziale, e si riescono quindi a raggiungere queste forme che sono in un certo senso magiche, che ci permettono di entrare in una dimensione altra, di vedere la bellezza, che non è, come dire, la bellezza tout court, è una bellezza che è legata all'armonia delle parti, all'armonia dei pesi. C'è un'attentissima composizione all'interno delle opere di Funi, e soprattutto una conoscenza
assoluta di quella che era la composizione di ritratti rinascimentali, questa finestra che si apre su un paesaggio, ma non si apre non so, su un paesaggio toscano, un paesaggio ferrarese, no? Se noi pensiamo ai grandi dipinti, ai grandi ritratti del 400. In questo caso, su cos'è che si apre? Su una piazza o un cortile interno di questi paesaggi urbani, paesaggi nuovi, paesaggi che sono quelli della quotidianità alla quale naturalmente appartiene la vita di Funi. Però poi c'è questo tocco, no? La balaustra davanti che ci fa ricordare naturalmente questo primissimo piano che viene messo di fronte al ritratto e che ha uno scopo molto preciso. E lo si studia, lo si capisce anche quando si studia la modalità di realizzare un ritratto fotografico, no? Per se si vuole fare in modo che ci sia uno sfondamento dello spazio, più profondità, c'è bisogno di mettere qualcosa di fronte, in modo che il nostro occhio abbia una barriera subito di fronte a noi, o addirittura anche un oggetto appoggiato su quella balaustra, in questo caso il vaso con quest'ombra straordinariamente strutturata, cioè sembra quasi di poterlo toccare il vaso. Ecco quello che riesce a fare Funi, riesce a farci sembrare reale ciò che sappiamo perfettamente non esserlo, e quindi riesce a farci sentire la potenza in un quadro contemporaneo. Proviamo a calarci nel 1920, 21 e 22 attraverso un riferimento preciso all'arte antica. Ecco qui un altro dipinto dove appunto abbiamo dei precisissimi riferimenti, anche ancora una volta a Leonardo, no? In queste mani meravigliose, e a questo paesaggio che sembra davvero un paesaggio, qui sì, irreale, appiccicato sul fondo, però talmente irreale da sembrarci davvero quasi croccante, quasi vero, no? Che cos'è la tradizione se non il simbolo della continuità stessa della vita? Continuità, dunque, evoluzione e trasformazione, queste sono le parole di Funi, ed è perciò che noi siamo ritornati agli antichi per trasformarli nel nostro io e dare ad essi le forme, le rappresentazioni oggettive, ma anche un linguaggio di misteriosa e profonda efficacia, un linguaggio che esprime le passioni nostre e degli altri in questa epoca. Poche parole, ma abbiamo capito perfettamente quali sono gli intenti di un artista che sapeva vivere il proprio tempo, però con uno sguardo sempre, come dire, puntato verso un passato che è un passato eterno. Ecco un altro dipinto dove è ancora più chiaro questo impianto rinascimentale, no? In questo caso Umberto Notari, questo importante editore che aveva anche pubblicato, per il quale disegnava anche De Pero, che aveva pubblicato delle opere di Sarfatti, che era stato difeso da Cesare Sarfatti quando aveva pubblicato un romanzo sul tema della prostituzione. Il titolo del romanzo era Quelle signore, nel 1904, e venne accusato di oltraggio al pudore. Ecco, qui Cesare Sarfatti viene riesce sostanzialmente a difendere questa figura di Umberto Notari, e qui Achille Funi lo ritrae proprio come un personaggio, un grande, una grande figura di principe rinascimentale, con anche qui un riferimento molto preciso a Raffaello nella postura delle mani e questo vezzo particolare della firma che è nel foglio che appunto stava firmando Notari. Questo dipinto in realtà l'ho messo perché ci permette di calarci nella Milano di allora, perché lo spazio che si vede al di là della finestra, che per certi aspetti sembra quasi
Noi sappiamo che è una finestra, ma guardandolo bene potrebbe anche sembrare un quadro appeso che rappresenta la piazza di Via Cavour. Anche noi sappiamo benissimo che il suo ufficio dava sulla piazza di Via Cavour. Ecco, da lì iniziava una via che è Via Manzoni, dove nasce sostanzialmente Novecento Italiano, che è, come dire, è questo gruppo che riunisce questi sette pittori. Dall'alto e da sinistra vediamo Sironi, Doudreville, Malerba, e poi in basso Marussig, Funi naturalmente, Bucci e Oppi. Ecco, questi artisti che si riuniscono appunto nel gruppo di Novecento sono accomunati da una esigenza di precisione, di semplicità, una semplicità nella composizione e un rigore plastico. E questi sono già dei temi che erano presenti nella pittura metafisica, con questa così poetica di rarefazione formale, di visionaria percezione della realtà, di questa straniante relazione tra luoghi e cose. Però diciamo che con la pittura metafisica e con valori plastici si preparò in un certo senso il terreno per questi artisti che superano quelle che erano le istanze delle avanguardie storiche. E siamo appunto verso la fine degli anni 20 quando comincia a nascere questo bisogno di ridare concretezza alla realtà dipinta. La vera protagonista di questo momento è Margherita Sarfatti. È una donna, qui la vediamo ritratta in un pastello di Sironi, e naturalmente in questo bellissimo ritratto fotografico che, se non sbaglio, è stato realizzato da Gitta Carrel. Ecco, lei è una figura chiave, individua proprio gli elementi essenziali di questo ritorno alla tradizione e riesce a trovare le parole chiave, e soprattutto è una grande trascinatrice. È una mecenata, è una donna che ha anche delle grandi possibilità naturalmente economiche, è una donna che ha una formazione straordinaria, di origine veneziana, di origine ebraica, e dovete pensare a questa fanciulla che viene formata da istruttori privati come Frade Letto, uno dei fondatori della Biennale, da Molmenti, che è stato il suo professore di storia dell'arte, oppure da Pietro Orsi, storico del Risorgimento. Cioè era una donna che parlava quattro lingue correntemente e che avrebbe potuto continuare la sua vita altoborghese assolutamente nell'agio economico che le derivava naturalmente dalla sua famiglia, ma aveva deciso invece di coltivare la propria cultura e le proprie passioni, tra l'altro anche politiche, perché la sua spiccata fede socialista si matura quando lei è molto giovane. Si innamora tra l'altro di Cesare Salfatti, anche lui socialista, e dopo il matrimonio decidono di spostarsi a Milano. E lei entra subito in contatto con il salotto di Turati e di Kulishov, capisce che ha bisogno anche di esprimere la sua passione culturale, sia attraverso naturalmente i suoi scritti, collabora come giornalista per l'Avanti, per tantissime altre testate, ma crea lei stessa un salotto letterario. È una grande mecenate di artisti d'avanguardia e naturalmente è anche una grande collezionista. Questo è un dipinto che potete ammirare in mostra e che faceva parte della sua collezione e che lei poteva ammirare tutti i giorni nella sua casa.
E naturalmente si innamora e riconosce in modo molto chiaro nella stagione funiana, che rientra a pieno titolo in quelle che sono state definite le atmosfere di realismo magico, uno degli artisti carismatici che possono tradurre il suo concetto di moderna classicità. Un altro dipinto, sempre di Funi, che ritrae Margherita Sarfatti, e un altro che avete qui in mostra, dove naturalmente è accompagnata dalla figlia Fiammetta. Sarfatti è un modello in quegli anni di emancipazione femminile, è una donna libera, come vi ho detto prima, era una forma di emancipazione che era stata resa possibile dalla sua cultura e dalla sua brama di conoscenza. E quello che realizzerà è una serie di esposizioni, e diventando, come dire, il centro carismatico di questo gruppo, e soprattutto tutta una serie di conferenze e di mostre all'estero. Il suo intento è quello di portare l'arte italiana e il suo modello di stile internazionale fuori dai confini. Ecco, è interessante ricordare naturalente che in questo, nello stesso periodo, Margherita Sarfatti è una delle figure che affianca dal punto di vista culturale e non solo, anche dal punto di vista politico, la figura di Mussolini. Siamo nel 22, diciamo che lei è una delle figure principali che contribuiscono all'ascesa di Mussolini al potere, e tant'è che qui vedete altri due dipinti che facevano parte della sua collezione, e di Margherita Sarfatti naturalmente, tant'è che all'inaugurazione della mostra di Novecento Italiano alla Galleria di Lino Pesaro a Milano, e qui vediamo la stessa via dall'altra parte, no? Dopo gli archi antichi che danno su via Manzoni, è presente lo stesso Mussolini, che fa addirittura un discorso. Ecco, qui in questa immagine potete vedere la figura del gallerista Lino Pesaro, ritratto da Guido Tallone, che era appunto il figlio di Cesare Tallone, che a sua volta era stato il maestro di Achille Funi all'Accademia delle Belle Arti di Brera, quindi tutta una serie di cose che si incrociano. Novecento Italiano nasce il gruppo si forma verso la fine del 22, la marcia su Roma è praticamente avvenuta, Mussolini comincia ad avere un potere naturalmente conclamato, e nel contempo Margherita Sarfatti si organizza per riuscire a portare il gruppo dei sei pittori di Novecento alla Biennale, e ci riesce. Sei pittori perché Oppi riesce ad avere una sala tutta per lui, grazie all'apporto di Ugo Ietti. Ecco, è interessante ricordarci come nasce il nome di Novecento, perché è un nome che ha insomma un certo peso, no? Insomma, sembra voler abbracciare tutto un secolo. E Bucci ricorda questo un po' di anni dopo, naturalmente. Lui dice: la cosa andò così. Il gruppo dei sette pittori, presieduto da Lino Pesaro, chiese a me un nome, un titolo, per fregiarsene e sventolarlo come una bandiera. Ci pensai su. E di nomi ne portai due qualche giorno dopo, il Candelabro e il Novecento. Il Candelabro fu messo subito da parte perché parve con le sue sette braccia troppo da sinagoga. E sul Novecento si rifletté, si meditò, si tentennò, fu accettato, senza quell'unanime entusiasmo che mi sarei aspettato. Ecco, quindi il nome è un'idea di Bucci, e questo è molto importante perché ci servirà dopo. In questa slide vedete la prefazione alla mostra dei sei pittori del Novecento, che come dire, all'inizio, quando si presentarono nel contesto della Biennale, non appaiono come artisti coesi, non c'è subito un unanime come dire, riconoscimento di quello che è ciò che noi adesso vediamo come un qualcosa che ha una sua forma ben precisa, ma in quel momento i sei artisti vengono definiti degli orchestrali, ognuno
dei quali suonava per proprio conto, no? Queste sono proprio le parole di Carrà. Anche Uietti, che tra l'altro è uno dei fautori del classicismo insieme a Sarfatti, perché in un certo senso hanno delle idee molto comuni. Uietti promuove fortemente Oppi, molto favorevole, assolutamente favorevole alla pittura di Casorati, no? Che in questo periodo in particolare è tacciato di classicismo. Però non vengono subito riconosciuti come un gruppo coeso, anche se Sarfatti si esprime in questo modo nella sua prefazione. Dice: i sei di oggi si sono accorti di avere da un pezzo combattuto a contatto di gomiti. Portano nell'arte ognuno una visione propria, ma pur nella libertà dei temperamenti e delle convinzioni individuali tendono concordi verso alcune essenziali unità. È consolante il constatare che la ricerca stessa li conduce, come per mano, verso ideali sempre più chiari e definiti di concretezza e di semplicità. Ecco, io amo molto i documenti e, come vi è stato detto prima, al MART noi abbiamo realizzato una mostra molto complessa proprio dedicata a Margherita Sarfatti, e questo è proprio il manoscritto originale da cui era stato tratto e poi pubblicato il testo presente nel catalogo della Biennale. Ecco, qui vedete un confronto di dipinti di Funi, dove vediamo proprio questo svilupparsi, no? Verso la semplicità, verso la concretezza, quel togliere le parti che sono in eccesso per arrivare all'essenziale. La cosa straordinaria di questa mostra è che potete fare il confronto proprio con i due dipinti, perché sono entrambi presenti in queste sale espositive. E qui vediamo i dipinti degli altri pittori di Novecento che sono stati presentati alla Biennale. E Funi accanto a Sironi, naturalmente, accanto a Marussi, in questo caso vediamo il Autunno, poi Malerba, Oppi e Udrevilla, e infine Bucci. Ecco, Bucci e Udrevilla si staccano subito, c'è una defezione immediata. E la cosa interessante è che questo gruppo in un certo senso si sfalda per poi riemergere, perché Margherita Sarfatti non si arrende e in un certo senso risorge un po' come la Fenice dalle sue ceneri e organizza il gruppo di Novecento italiano con Sironi e con Funi nel comitato direttivo, che naturalmente promuove anche le mostre all'estero, più grande di prima. Nella mostra del Novecento, che si realizzerà poi a Milano, addirittura invita più di 100 artisti. E la cosa interessante è che scrive a Bucci chiedendogli di poter utilizzare il nome Novecento. E Bucci alla fine le dice di sì. Lei dice: abbiamo molto cercato un nome, il vostro rimaneva il più bello, e allora perché cambiarlo? Dateci il vostro permesso d'autore e la vostra paterna o quasi benedizione. Novecento quindi nasce più grande di prima, e siamo intorno al 25, perché la mostra è naturalmente di Novecento italiano a Milano è del 1926. Contemporaneamente Margherita Sarfatti è uscita con la biografia dedicata a Benito Mussolini, prima in inglese e poi nel 26 in italiano, e anche con la monografia dedicata ad Achille Funi. Monografia in cui Margherita Sarfatti lo definisce paziente e solido costruttore. Ecco che iniziano le mostre dedicate a Novecento, con un allargamento
veramente esponenziale degli artisti invitati. Perché qual è l'intento di Margherita Sarfatti? È quella di guardare e di creare uno stile che sia nazionale, che rappresenti l'arte italiana, che rappresenti l'eccellenza dell'arte italiana, anche facendo, come dire, una sorta di selezione. E qui vediamo le opere di Funi che vennero esposte alla prima mostra del Novecento nel 26, una mostra dove c'erano, come vi dicevo, più di 100 artisti da tutte le parti d'Italia. Queste sono le sale della Galleria Pesaro. In questo caso si tratta di sale dove vedete una mostra monografica di Catabucci, però mi piaceva l'idea di farvi vedere come dovevano essere gli spazi. Noi siamo abituati ad un altro tipo di allestimenti, no? E questa invece era la galleria proprio di Lino Pesaro. Ecco, da lì, da questa mostra del 1926, dove c'è anche la presenza di Mussolini, naturalmente, all'inaugurazione, è un susseguirsi di mostre. Qui vedete tutta una serie di date che, come dire, sembra quasi un elenco un po' noioso, no? Però se noi diamo un'occhiata a questa, alla cartina, ci rendiamo conto di che cosa doveva essere questa idea, questa volontà di Margherita Sarfatti, che io ho immaginato come una sorta di colonialismo estetico, no? L'idea di abbracciare tutta una serie di possibilità espositive per affermare l'arte in Italia, fuori dall'Italia. Ecco, è molto importante ragionare in termini di promozione e di come dire, volontà di veicolare lo stile nazionale. Per Margherita Sarfatti, che comunque in questo momento è molto vicina a Mussolini, perché con lui aveva anche intrecciato una relazione sentimentale, che naturalmente di lì a breve era destinata a finire, arte e politica andavano di pari passo. C'è però da dire che Mussolini, anche nel suo intervento all'inaugurazione della mostra del 26, aveva sempre parlato dell'arte come qualcosa che pertiene la sfera dell'individuo, mai un qualcosa che dovesse poi divenire un'arte di Stato. Poi noi sappiamo che non sarà esattamente così, ma sicuramente, e questo per me è molto importante sottolinearlo, quella che viene promossa da Margherita Sarfatti non ha nulla a che fare con l'arte di Stato che noi generalmente immaginiamo pensando all'arte promossa, all'arte intesa come propaganda durante il ventennio. Questo è assolutamente importante, anche perché Margherita Sarfatti a un certo punto ha una sorta di caduta, la sua parabola naturalmente finisce, tant'è che una figura di altra donna straordinaria come Alma Mahler la definirà regina senza corona. Di fatto Margherita Sarfatti a un certo punto viene detronizzata da una serie di figure, questo manipolo di gerarchi, farinacci in testa naturalmente, che in un certo senso sono infastiditi da questo potere che lei riesce veramente a ottenere, e lo ottiene attraverso proprio la sua capacità di fare cultura. E la cosa interessante è che Sarfatti aborriva nel modo più assoluto i contenuti retorici dell'arte fascista, quella di mera propaganda. Lei era convinta che un'educazione estetica si dovesse muovere su altri fronti, che dovevano essere dei fronti più elevati a livello culturale. E per questo motivo lei, come dire, si sentiva molto lontana da quelle che erano
le opere con dei temi ben precisi, non condivideva assolutamente, ad esempio, i temi, come dire, imposti dalla propaganda di regime. Lei guardava al capolavoro, anche se naturalmente è una delle figure che aveva contribuito a quest'idea, ad esempio, della romanità, no? della grandezza, del fare grande, e naturalmente aveva uno degli artisti che più la rappresentavano dal punto di vista dell'estetica era proprio Mario Sironi, uno dei grandi comunque interpreti della pittura murale e della pittura dedicata naturalmente a una visione che è sì legata alla propaganda, ma aveva una vocazione veramente popolare. Qui la vediamo in una serie di fotografie che la ritraggono in tutti i suoi viaggi, in cui appunto realizza conferenze e in cui continua a tenere in un certo senso questo doppio binario, no? Tra arte e politica. E questo a un certo punto naturalmente comincia ad essere troppo. E per me era molto significativo mostrarvi questa lettera che Sarfatti riceve e che gli scrive di suo pugno Mussolini nel 29, siamo nel luglio, e dice: «Gentilissima signora, leggo un articolo nel quale, ancora una volta, voi tessete l'apologia del cosiddetto Novecento facendovi alibi del fascismo e del sottoscritto. Lo disapprovo nella maniera più energica e di tale mio sentimento giungerà segno oggi stesso ai direttori dei due giornali. Questo tentativo di far credere che la proiezione artistica del fascismo sia il vostro Novecento è ormai inutile ed è un trucco. Il fascismo più prudente e meno messianico ha ipotecato soltanto 60 anni, non tutto il secolo». E va avanti. E quindi è molto chiaro che Luce si dissocia da questa sua visione, ma lei, ancora una volta, continua a procedere e continua ad organizzare delle mostre all'estero. Questa, ad esempio, è la mostra che viene realizzata a Parigi, siamo nel 26, e qui vediamo uno dei dipinti che porta Funi appunto alla Galleria Carminati, con tutta una serie di chiarissimi riferimenti alla velata di Raffaello, che poi tornerà anche in altri dipinti che realizzerà in seguito, come ad esempio il ritratto dolcissimo di Marta Pallini. Altre mostre vengono realizzate al Museo Rath di Ginevra, e qui vediamo le opere di Funi che vengono portate in quella sede. Vedete quali sono le opere che Margherita Sarfatti, adesso vi faccio vedere soprattutto le opere di Funi, ma queste sono le opere che dal punto di vista di Margherita Sarfatti rappresentano l'arte italiana in Europa e nel mondo. Questi sono i capolavori che noi vediamo nei nostri musei. Rebecca al Pozzo, ad esempio, al Pushkin. Altri dipinti li possiamo individuare solo dalle riviste, perché alcuni sono sconosciuti. In questa mostra c'è stata la possibilità di trovare qualche inedito che non si vedeva da un centinaio d'anni, però ecco, è difficile, qualcuno forse sarà anche andato distrutto. Ecco, questa è un'altra opera straordinaria che c'è stata, questa sì è stata una grande sorpresa per me poterla vedere dal vero, dove vediamo l'influsso di De Ren. Eccolo qui, De Ren. Vedete come è immediato il riferimento, e so che su questo tema si è già ampiamente espressa Chiara Borrasi.
E naturalmente vediamo come anche il riferimento a Cézanne è fortissimo. Cioè, la pittura che Margherita Sarfatti portava all'estero era una pittura che era assolutamente in grado di porsi in relazione con la pittura europea, con la pittura che si vedeva a Parigi. Non a caso anche Morandi in questi anni guarda in modo assolutamente puntuale a Cézanne e ricostruisce le forme con questa con questo modo straordinariamente capace di rendere una prospettiva che non è la prospettiva rinascimentale, no? Ma una prospettiva anche, come dire, per certi aspetti più concreta, più legata anche alla percezione. E qui naturalmente vediamo i riferimenti di Funi, sempre in opere che naturalmente vengono promosse in questi anni, addirittura Picasso, con dei chiari e precisi rimandi alla classicità più assoluta. Però abbiamo il classico che si fonde con come dire, le interpretazioni sul classico di un grande maestro come Picasso. Ecco, una cosa interessante è proprio notare questa capacità di rileggere gli oggetti sul tavolo, no? Con questo sguardo dall'alto e sempre questo coltello che è messo, come dire, di fianco, di sbieco, no? E che ci dà ancora una volta questo senso della profondità. Ecco, qui siamo a Zurigo e sono state individuate tutta una serie di opere che hanno viaggiato, come dire, in queste mostre, e in particolare questo dipinto che è in mostra e che tra l'altro è uno dei doni che Mussolini poi, insieme ad altri dipinti, dà naturalmente alla città di Losanna, insieme a un Pratelli e insieme a un Sironi. In questi anni la pittura di Funi comincia a essere più mossa, più sfrangiata, e questa è una veduta della mostra Dürer Matret Melancolia, dove sono riuscita ad avere un Funi, perché tutti i capolavori di Funi ce li avevate voi, quindi almeno uno sono riuscita ad averlo in mostra io, per fortuna era puntuale sul tema della mostra. E qui vediamo appunto il manifesto della mostra a Zurigo, che è realizzata proprio da Sironi, e i due dipinti di Pratelli e di Sironi, che vengono appunto donati dopo essere stati a Zurigo alla città di Losanna. Ecco, la cosa che veramente mi interessa sottolineare è la grande qualità di questi dipinti. In molti casi si trattava di una sorta di ripetizione, no? degli stessi quadri che continuano a viaggiare, Rebecca al Pozzo, Eva, oppure questo meraviglioso interno che addirittura viene pubblicato in catalogo. Però ecco, le opere di Novecento italiano vanno in Olanda, vanno nei paesi scandinavi. Funi, come vedete in questa lettera, si impegna anche per raccogliere le adesioni di altri artisti. Qui ad esempio c'è una parte in cui dice di Casorati non si sa nulla ancora, perché so che è impegnato, che poco tempo fa era in America, e infatti in questo periodo Casorati sta esponendo a Pittsburgh, però poi manderà delle opere importanti nelle mostre di Novecento. Mostre di Novecento che verranno anche curate da grandi artisti come Franz Roh, che aveva appena scritto il suo straordinario libro dedicato proprio al realismo magico, e con la presentazione di opere come appunto questi Adoni o queste Veneri, che ormai stanno entrando in una sorta di altro mito, no? Che va oltre davvero la realtà. Nel frattempo abbiamo la seconda mostra del Novecento italiano,
E Achille Funi si avvicina sempre di più a quest'idea proprio del fare grande, no? Del monumentale, che poi lo porterà a essere anche lui uno di quegli artisti che abbracciano la visione del muralismo, ma continua naturalmente ad esporre all'estero, addirittura a Buenos Aires, dove vediamo questa Venere, e addirittura a Parigi. In una sede tra l'altro molto molto importante, che è la galleria di Bernheim, di Georges Bernheim, e con un'introduzione di Waldemar Georges. Ecco, questa non è naturalmente, questa immagine vi fa vedere come doveva essere lo spazio espositivo, perché noi non abbiamo delle immagini di quella mostra. Però ecco, la cosa veramente importante è che la visione di Achille Funi è sempre stata molto, come dire, vicina a quella di Margherita Sarfatti, a quest'idea di grande qualità dell'opera d'arte, quest'idea di eternità assoluta, questo senso di bellezza che doveva stare all'interno di un concetto di sintesi e di capolavori assoluti, dove doveva, come dire, sempre avere un peso importante la composizione, la bellezza, lo sguardo all'antico. Ed è molto interessante quello che Georges scrive nella prefazione di questo catalogo, perché lui individua tre categorie nell'arte italiana di allora. Lui dice che nell'arte italiana di quel momento si potevano individuare tre momenti. C'erano i pittori della natura, i pittori classici, che compiono uno sforzo eroico di purificazione, e qui appunto vediamo ancora il concetto di sintesi, e che si confrontano con l'incomprensione e l'ostilità della critica favorevole al realismo, e infine i sostenitori della pittura metafisica. Ecco, Georges sostiene che l'arte italiana di quegli anni, la grande arte italiana, evidenzia proprio questo spirito sottile legato all'idea della mediterraneità, no? E ancora una volta all'idea del classico, a questa idea atemporale a cui è legata la nostra tradizione. E questa universalità intrisa di classicismo è proprio l'universalità a cui continuerà ad attenersi Achille Funi fino alla fine, sostanzialmente, del suo percorso artistico, e per giungervi vorrei mostrarvi uno dei quadri che lui realizza. Siamo nel 1962, ed è una sorta di testamento pittorico. Questo è il dipinto che lui dona all'Accademia di San Luca nel 1966, è una specie di autoritratto che si intitola anche Il Ferrarese. E Achille Funi, lo avete visto, ha realizzato sempre moltissimi autoritratti, no? Si dipinge, ama guardarsi allo specchio, ma guardarsi per ritrarsi, no? È sempre un modo, come dire, un esercizio spirituale per un artista realizzare degli autoritratti. E qui l'autoritratto in realtà non è solo nell'immagine che lui realizza di se stesso, ma anche dei riferimenti che mette all'interno del quadro. Vediamo ancora una volta la velata, vediamo una statua antica cefala, vediamo la natura morta, e vediamo ancora una volta i riferimenti anche a questa, naturalmente a Derenna, naturalmente a Picasso, e probabilmente anche un omaggio a De Chirico con quella banana che è messa, no? Ci fa pensare alla natura morta e metafisica de chirichiane, che è messa proprio sul piano, un piano rialzato, un piano non perfettamente costruito secondo la prospettiva rinascimentale, con a fianco una mela e una pera. Ecco, devo dire che uno degli aspetti che più amo di Funi è proprio questa sua grandissima capacità di essere coerente e di rimanere
classico fino alla fine, diciamo, della sua produzione. E in un certo senso questo è stato il suo modo di guardare al passato, ma anche penso a guardare a quell'eternità che lui riusciva a ritrovare nelle cose e a ritrovare nella quotidianità. Vi ringrazio. Grazie a Daniela Ferrari, sono veramente estasiata per questo viaggio meraviglioso e questa ricostruzione, questa narrazione su questo contesto così affascinante e queste due personalità che veramente ci ha permesso di approcciare, di accostarci ancora di più, insomma. Se qualcuno ha qualche domanda, qualche osservazione, ci piacerebbe che restasse ancora con noi a raccontarci qualcosa, e altrimenti la salutiamo. Di aver sforato, scusatemi. No. Tutt'altro. Ecco. Grazie allora ancora, e grazie a tutti. Il ciclo di conferenze si chiude qui, ma la mostra è aperta fino al 25 di febbraio per chi avesse voglia di visitarla. Vi annuncio in anteprima che saranno annunciate una serie di iniziative per febbraio che daranno conto del lavoro realizzato da, attraverso varie partenariati e collaborazioni con i giovani, con i ragazzi. In particolare il 24 di febbraio verrà presentata una video installazione con la sintesi dei lavori, delle riflessioni dei ragazzi sui cartoni di Funi, e quindi ecco, avremo ancora qualche strascico per confrontarci e parlare di Funi. Grazie ancora. Grazie a voi. Buona serata a tutti.